Sì, è andata proprio così. Io, è stata chiaramente una situazione totalmente inattesa, nel senso che io non avrei mai pensato, francamente, di ricevere appunto alla fine di agosto una telefonata da Adriano Galliani in cui manifestava l'interesse di Fininvest, di Silvio Berlusconi per il Monza. Proprio era una cosa che io sinceramente non potevo immaginare. E poi dopo le cose sono andate molto velocemente ed è vero che non c'è stato, fino alla data del closing, che è stato il 28 di settembre, noi non ci siamo scambiati nulla di scritto, proprio nulla, ma nemmeno una mail, nemmeno una riga di mail. Quindi è stata in effetti una trattativa molto veloce, molto facile se vogliamo. Quello che è stato un po' faticoso in tutte queste settimane è stata un po' l'attenzione dei media, al quale ovviamente io non sono così abituato, e quindi quello è stato un po', anche perché avevo timore di togliere un po' il palcoscenico ad Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, perché insomma magari potevano anche così, non dico accusarmi, ma pensare che io volessi approfittare della situazione per farmi pubblicità, ma in realtà io sono una persona, insomma, abbastanza sobria e anche abbastanza restia, insomma, ai riflettori. Però, insomma, mi sono anche divertito, a dire la verità, perché poi alla fine ci si diverte anche. E comunque, chiaramente è stata, secondo me, il finale più sorprendente e anche forse migliore per tutta l'operazione che abbiamo fatto. Tra le chiacchierate iniziali, quello del progetto, di un progetto così ambizioso e importante, di fatto, di provare a portare il Monza in Serie A, è stato uno dei temi di cui lei ha discusso? È stato l'unico tema ed è stato qui non molti, ma qualcuno ritiene che questa operazione abbia qualcosa di diverso, no? Rispetto a un progetto sportivo vero e autentico di portare il Monza in Serie B e poi addirittura in Serie A. Qui non c'è nessun altro tipo di interesse, questo lo posso assicurare perché io per tutte quelle settimane ho potuto parlare diverse volte con Galliani, ho parlato anche con Fininvest, ho parlato al telefono solamente con Silvio Berlusconi e ho capito che c'era un interesse totalmente autentico e totalmente rivolto a un progetto sportivo per portare il Monza a categorie più importanti. Poi chiaramente c'è il contorno dell'operazione immobiliare attorno allo stadio, che tra l'altro era un'operazione immobiliare che avevamo pensato anche noi, è un progetto che abbiamo da 2 anni nel cassetto e per il quale aspettavamo investitori. E poi non c'è altro, insomma, qualcuno dice che vogliono rifare il Milan, che ancora il Monza diventa Qualcuno immagina un il Milan B. Milan, ma in realtà loro ormai, Galliani è rimasto un grande tifoso del Milan, probabilmente che Berlusconi, ma non hanno più niente a che fare con il Milan. Non c'è quella prospettiva che molti tifosi monzesi temono che possa tornare ad essere una colonia del Milano. Garantisce questo. Le voglio far ascoltare a tutti quello che ha detto per la prima volta, parlando in pubblico del Monza, Silvio Berlusconi qualche giorno fa a Milano, a un convegno politico. Andiamolo ad ascoltare questo passaggio e poi lo commentiamo. Allora, io vi dico che come portiere non ci saprei fare, ma con il Monza noi abbiamo in mente un progetto particolare, vero Adriano? Assolutamente. Pensiamo a una squadra molto giovane, pensiamo a una squadra tutta di italiani, pensiamo a una squadra di ragazzi che avranno i capelli molto in ordine, c'è già il primo parrucchiere di Monza che ha detto che gli taglierà i capelli gratis, che non dovranno avere la barba, non si confà un giocatore di calcio, che assolutamente non dovranno avere nessun tatuaggio. E non dovranno portare orgogliosamente orecchini vari. Dei giocatori che saranno degli esempi di correttezza in campo, che si scuseranno con gli avversari se gli avranno fatto un fallo che magari gli ha fatto male, che tratteranno l'arbitro con davanti un signor arbitro, signor arbitro, che
stringeranno la mano agli avversari alla fine della partita, che se richiesti di un autografo non faranno uno schizzo incomprensibile, ma scriveranno bene il loro nome e cognome, che andranno sempre in giro vestiti con sobrietà e a modo. Insomma, qualcosa di diverso dal calcio attuale. Allora, Presidente Colombo, al di là dell'aspetto, diciamo, un po' più coreografico, barba, capelli, eccetera, eccetera, il discorso legato all'ambizione di avere una squadra di giovani e di italiani, quello è un progetto certamente affascinante, no? Che ancor di più può attirare l'attenzione verso questa nuova idea del Monza. Pensare di riuscire a fare magari anche un doppio salto, no? Serie C, Serie B e poi Serie A, con una squadra piano piano rimodellata, andando a formare un gruppo di giovani italiani, sembra un qualcosa di molto rischioso, o no, da questo punto di vista? Ma intanto questo è questa cosa che ha detto Berlusconi in questo convegno, è una cosa, è la prima cosa che mi ha detto al telefono. Io non ho avuto ancora il piacere di incontrarlo di persona, ma ho parlato... Magari domenica allo stadio per Monza. Sì, è molto probabile, sì. Ma ho parlato al telefono qualche minuto e mi ha detto queste cose, cioè mi ha detto che la sua ambizione era proprio questa, quella di avere una squadra fatta di giovani che potessero esempi di correttezza in campo, perché lui voleva anche chiaramente anche un settore giovanile completamente italiano per rifornire anche le varie nazionali giovanili e poi mano a mano poter arrivare con questi giovani anche a diventare un serbatoio, naturalmente non credo esclusivo, della nazionale italiana, perché era molto dispiaciuto del fatto che l'Italia non fosse riuscita ad arrivare ai mondiali e riteneva e ritiene che vi siano forse troppi stranieri nelle squadre di Serie A. E io gli ho detto che per me sfondava una porta aperta, perché noi abbiamo un settore giovanile che abbiamo ricostruito 3 anni fa che non ha uno straniero, sono tutti italiani, anzi il nostro diciamo payoff iniziale, sì, era addirittura made in Brianza, non made in Italy, addirittura era un modo per l'Athletic Bilbao, sì, era un Brianza, modo, sì, no? All'inizio avevo fatto questo tipo di comunicazione perché volevo andare contro, se vogliamo, al Milan e l'Inter che erano diventati cinesi, no? E quindi era un modo anche per così catturare un po' di più l'attenzione sul nostro progetto. E quindi su questo ho detto al presidente Berlusconi, ho detto guarda, sfonda una porta aperta perché io sto andando in quella direzione. Poi gli esempi di correttezza in campo. Ma lei è il presidente, non lui. Eh? Lo chiama ancora presidente Berlusconi. Ma lui è il presidente. Si parla tra presidenti. È il presidente. Prego. E poi gli esempi di correttezza in campo e fuori, di cui lui parla in questa... questa comunicazione, noi li abbiamo già. Noi abbiamo una squadra che per 2 anni ha vinto la Coppa Disciplina, perché abbiamo avuto per 2 anni in Serie C, non abbiamo avuto il minor numero di ammonizioni, il minor numero di espulsioni di tutte le 60 squadre. Quindi, ma al di là di questi numeri, di queste statistiche, noi abbiamo già, il nostro progetto è sempre stato un progetto imperniato sui valori. Chiaro che non ho l'esposizione mediatica di Berlusconi che va a racconta delle cose, lo certo, sa tutto il mondo. Noi lo sapevamo in pochi, però il nostro progetto è andato e va in quella direzione, quindi io credo che troverà terreno fertile da questo punto. Posso chiedere però se, rispetto appunto a questo progetto di giovani italiani, qualche deroga a questa legge, diciamo così, può divenire utile? Perché poi si è raccontato, si è scritto, si è detto per esempio di alcune suggestioni, va bene, lasciamo perdere Kakà, ma per esempio Cassano. Quindi dentro questo tipo di progetto ci può stare qualche... violazione al principio, diciamo? Beh, noi ad esempio quest'anno qualche deroghina l'abbiamo fatta perché abbiamo, certo, due brasiliani, Reginaldo, abbiamo, certo, due brasiliani in rosa. Io credo che chiaramente lui si riferisse all'anno prossimo, quando potrà gestire anche la campagna acquisti come meglio crede. Ma insomma, io credo che si possa andare in B in A anche con gli italiani. Adesso non è che stiamo dicendo che dobbiamo... Basta naturalizzarli poi. Basta naturalizzarli. Anche, basta naturalizzarli. Ma comunque io credo che in B e in A si possa andare anche solo con gli italiani. Non vedo questo problema. Bisogna trovare degli italiani bravi. E quello è il problema. Il problema è che costa. Bravi, è normale, legge della domanda. Sembrerebbe che non sia un problema, ecco, per i nuovi proprietari del Monza. Quindi.
Arrivando un po' alla squadra, ascoltiamo, le faccio ascoltare, in realtà no perché era lì di fianco a Gagliani, quindi non posso dire le faccio ascoltare, ascoltiamo tutti quanti quello che aveva detto Gagliani in conferenza stampa, quella battuta all'Asso Lombarda sul momento positivo del Monza, 3 vittorie nelle prime 3 partite, poi è andata un pochino meno bene, però intanto sentiamo questo servizio. Da questa mattina Fininvest ha acquisito il 100% delle azioni del Monza. Siamo ben felici che Nicola Colombo rimanga presidente perché ha operato benissimo, ci lascia una squadra al primo posto, la deve tenere a quel posto lì per altre 35 partite e il problema è risolto, quindi non è che hai un compito, sei già lì, basta star lì ancora, sei già lì e quindi adesso se volete andiamo avanti col dialetto brianzolo, evidentemente siamo già lì, basta star lì 35 partite ancora. E il problema è risolto. Ecco, al di là della battuta, poi coincidenza vuole che in quella settimana lì c'è stata la sconfitta contro il Ravenna e poi è arrivato questo pareggio a San Benedetto del Tronto, quindi dopo le 3 vittorie un punto in 2 partite. Questo secondo lei può anche essere dovuto a quello che c'è stato attorno, alla pressione mediatica, anche magari sulla squadra, sui giocatori che ascoltano, sentono, non lo so. Beh, in effetti, al di là della pressione mediatica, ora io sono stato a Ravenna in occasione della prima sconfitta e ho notato che i tifosi del Ravenna, chi era in tribuna, aveva proprio un godimento speciale nell'averci battuto. Ah, già così stiamo a questo punto. Sì, perché comunque noi a questo punto siamo diventati la squadra più importante, che ha tutti i riflettori addosso e quindi anche le altre squadre probabilmente... che ci affrontano con una carica ulteriore, quella di battere il Milan di Berlusconi. Questo è soprattutto, Presidente, i giocatori che fino all'altro giorno, comunque a parte il fatto che il Monza comunque è sempre stata una società anche negli ultimi anni, ha fatto benissimo, ha vinto il campionato di D, l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria per una squadra arrivata dalla Serie D. È chiaro che tutto ad un tratto ti trovi il riflettore addosso, magari ragazzi che prima erano considerati diciamo nella normalità, adesso la responsabilità è 100 volte più importante, quindi è chiaro che soprattutto le prime settimane qualcosina si lasci lì, si paghi, però penso che comunque dopo ci si faccia anche l'abitudine. Anch'io credo che queste 2 partite, già a San Benedetto ho visto una squadra già meno timorosa. A Ravenna è vero che il primo tempo, ma anche nel secondo tempo, è vero che sono rimasti in 10, li ho visti un pochettino contratti. Arrivavano 2 giorni dopo dal closing e 2 giorni dopo dall'essere stati presentati ad Adriano Gagliani, insomma, a un manager che ha vinto un po' di Coppa dei Campioni. Adesso domenica c'è la prima, probabilmente al Brianteo tra Monza e Triestina, con la presenza di Gagliani e Berlusconi in tribuna, quindi vedremo quale sarà anche l'effetto, no? sui giocatori che sapranno evidentemente di questa presenza. Prego, signore. Ma lei non pensa che questa veramente sarà la stagione più difficile? Più difficile sotto tanti punti di vista e anche per l'allenatore, perché tutti sappiamo più o meno come funzionano le cose con Berlusconi, insomma è molto vivo e vicino in certe cose e ha delle sue idee sugli allenatori, quindi l'allenatore sarà forse quello più in difficoltà di tutti oppure no? No, è vero che è una stagione difficile, intanto perché arrivano in corsa con una campagna acquisti fatta da un'altra proprietà, una campagna acquisti fatta per cercare di essere più competitivi, ma certamente probabilmente non all'altezza di quella che avrebbe potuto fare, si sarebbe dovuto fare con altre risorse. È difficile perché è difficile andare in B, perché l'obiettivo unico di questa proprietà è andare in B e per andare in B bisogna arrivare primi in Serie C, oppure fare un playoff dove ne esce una su 27 squadre, come vincere una Champions League un'altra volta. E quindi è difficile per questo motivo, è difficile perché poi intervenire a gennaio, anche se tu hai delle risorse, è sempre molto complicato, perché inserire degli elementi in un gruppo a gennaio si fa. Cioè, secondo me il sistema per andare in Serie B è quello, chiaramente chi può permetterselo di farlo, chi lo vuole fare, perché c'è anche gente che se lo può permettere, non lo fa, di fare uno squadrone di categoria superiore e diciamo che... Cioè a gennaio dici a luglio, cioè ti fai uno squadrone di categoria superiore tipo il Padova l'anno scorso o il Venezia, sì, ma quest'anno devono andare in Serie B, appunto sto dicendo se vuoi andare in B come dici tu allora dici a gennaio devi rivoluzionare tutto, ma a gennaio comunque sia se tu sei comunque nelle prime 3 posizioni
È chiaro che se metti dentro 3-4 giocatori di categoria superiore, allora dai un colpo a tutti questo gli altri. L'obiettivo. Dipende dove sei a gennaio, certo. Quello mi sembra. Detto questo, come diceva il Presidente, cioè vincere un campionato di Serie C, cioè è tanta tanta roba, perché nel girone comunque ci sono delle squadre importanti, ci sono delle nobili decadute, la San Benedettese, tanto per intenderci. Cioè, io ho giocato abbiamo a San Benedetto Vicenza, ai tempi buoni, giocare a San Benedetto, anche, ammettiamo pure che abbiano una squadra non all'altezza, ma comunque la squadra è buona. Ma c'è un ambiente che è infuocato e portare via un punto da San Benedetto devi sudare le cosiddette sette camicie, attenzione. Però posso dare... E campi così ce ne sono. A Trieste, un'altra nobile decaduta, cioè andare a vincere a Trieste non è facile, pur la squadra non è straordinaria, è una buona squadra, ma è dura, ragazzi. Galvani, poi qualche cioè, domanda, parliamo dello stadio Brianza. È una mezza battuta la mia, ma visto il Rebelot che fanno in Serie B, probabilmente vi ripescheranno. Quello vabbè, che sta succedendo, dice, aumentano, tolgono squadre, fanno di tutto. Spero di andarci direttamente senza ripescaggio. Tantissimi messaggi. Tanti messaggi super positivi per questo Monza. Dicono grazie di cuore Presidente, regalateci un sogno, Teo da Brianza. Monza in 2 anni non è un sogno ma una realtà che vedremo. Grazie Presidente per tutto quello che ha fatto per il Monza, mi auguro che lei possa restare anche un futuro nella società. Monzesi e Brianzoli, domenica tutti allo stadio, forza Monza. Presidente Colombo, grazie per aver scelto una nuova proprietà così ricca di successi che ci porterà ad ottenere grandi risultati. Allora, domenica c'è questa partita contro la Triestina. So, me l'ha anche raccontato e confermato lei in queste ore, che si sta cercando di tirare un pochino a lucido al limite del possibile lo stadio Brianteo, che è uno dei temi naturalmente di cui si parlerà certamente nei prossimi mesi. Io avevo portato tra l'altro in trasmissione oggi una coppia del cittadino di Monza di giovedì 4 ottobre, che aveva dedicato in apertura un servizio proprio allo stadio Brianteo, alle possibilità di ammodernamento, no, che può presentare. È uno stadio che come capienza massima attualmente avrebbe quasi 19.000 posti, salvo che la tribuna opposta, quella principale, è inagibile, quindi la capienza è decisamente inferiore. È uno stadio che va rivisto ovviamente per una squadra di categorie superiori. Il cittadino raccontava anche di un progetto, per esempio addirittura di Armstrong, no? Del 2014. È un vecchio progetto che non è il nostro progetto. Che non è il vostro. Quello era rimasto lì, si parlava di investimento graduale fino a 40 milioni di euro. Ci racconta qual era invece, qual era la vostra idea, era quella di un riammodernamento, di un rifacimento quasi globale o cosa? No, è un progetto che prevede appunto, che tra l'altro è già stato sostanzialmente approvato dal comune, e quindi ci sono tutti i requisiti tecnici se vogliamo per svilupparlo, ed è un progetto che prevede per fasi, prevede chiaramente anche delle realizzazioni di spazi commerciali attorno allo stadio, a pian terreno ma anche salendo a più piani, e prevede chiaramente una riqualificazione anche dello stadio vero e proprio, non prevede nessun tipo di demolizione, ma semplicemente prevede il terreno viene ribassato di 3-4 metri, se non ricordo, per fare in modo che si possa creare un altro anello, sostanzialmente con delle tribune che scendono ma avevano fatto a Barcellona. Una cosa del genere, immagino, sì. Quindi, in modo tale che si crei un anello, diciamo, più vicino al campo, che quindi perché lo stadio di Monza ha tutto lo spazio dedicato alla pista, una pista che non è mai stata fatta, ma era stato costruito con la possibilità della pista. Quindi noi in questo modo, abbassando il campo e avvicinando le tribune, andiamo a occupare lo spazio dedicato della pista, quindi le persone che vedranno la partita da primo anello avranno sicuramente potranno godere di uno spettacolo in modo diverso. Di questo progetto, che era il vostro progetto, questo gestione progetto precedente, no. Avete già intrapreso qualche discorso importante con la nuova? Sì, ne abbiamo parlato, abbiamo consegnato il progetto alla nuova proprietà che lo sta verificando. Io credo che sia un progetto assolutamente idoneo, perché porterebbe comunque lo stadio ad avere una capienza di circa 22.000 posti, quindi comunque già idoneo anche per un'ipotetica Serie A, sarebbero tutti posti a sedere, con degli spazi commerciali attorno che potrebbero appunto far vivere lo stadio anche al di fuori della partita di calcio.
è un progetto importante anche al di là per la società, ma anche un po' per la città, perché ovviamente porterebbe anche posti di lavoro, porterebbe un indotto importante. A proposito di città, le rivolgo la domanda che poi in conferenza stampa avevo fatto anche ad Adriano Gagliani. Sarà sufficiente per attirare, no? Aumentare anche il tifo attorno al Monza, fare risultati, o servirà anche un lavoro di territorio? Perché poi la Brianza è piena di scuole calcio, no? Sono tanti ragazzi che crescono tirando calcio a un pallone, e magari anche avvicinare, simpatizzare da subito in qualche maniera aiuta a crescere anche il tifoso, perché poi a Monza, io sono monzese, l'ho detto un sacco di volte, non sono tantissimi tifosi puri e duri, no, del Monza, no? Beh, ma è difficile esserlo con Milan e Inter così lì. Esatto, esatto. Quindi basteranno i risultati che trascineranno le giovani generazioni o cosa? Vabbè, no, i risultati servono. Beh, è evidente che se il Monza dovesse andare in Serie A attirerebbe ovviamente tantissime persone allo stadio, anche solo. Ma la Brianza è piena di juventini, ad esempio. Quindi ovviamente Monza-Juve avremo tutto esaurito, ma forse saranno 15.000 juventini, 5.000 monzesi. Non è detto. Non lo so, però guarda... Io sono convinto che tanti si abboneranno se dovesse arrivare in Serie B. No, questo lo so anch'io. Ma tanti da fare quasi sold out con gli abbonamenti. Sì, no, è possibile. E crescendo magari con i risultati, i giovani più giovani inizieranno a essere monzesi al 100%, no? Sì. Tifosi del Monza al 100%. No, ma è chiaro che una squadra di Serie A, ragazzi, l'unica, anche la Serie B presenta stadi vuoti, Non so. Certo. Cioè l'unico spettacolo ormai davvero meritevole, secondo me, in Italia è la Serie A, parliamoci chiaro. Cioè in Serie B ci sono stadi, io vedo le statistiche della Serie B, gli spettatori, a parte alcune piazze del sud, ma lì vanno anche in Serie C, in Serie D. Vero. A vedere lo stadio. In centro e nord la gente a vedere la Serie B e la C ci va poco. Poco. Le volevo chiedere un'ultima cosa da parte mia, poi se c'è qualche domanda, e poi la ringraziamo e la salutiamo naturalmente. A proposito di progettualità, eccetera, cioè abbiamo detto che il Monza vuole e punta ad arrivare naturalmente in Serie A. Non basteranno, secondo me, solo i risultati, servirà anche la simpatia che si va a creare naturalmente attorno al Monza. Dal punto di vista tecnico, secondo lei, oggi il Monza è già in grado comunque di ottenere una promozione per il lavoro che avete fatto voi per il mercato col direttore sportivo Antonelli, l'allenatore Zaffaroni? Ma secondo me la nostra squadra adesso, tra l'altro, è stata rafforzata dall'arrivo di Iocolano, che per la Serie C è un elemento davvero importante. Con lui io credo che sia una squadra che possa arrivare a gennaio appunto nei primi posti, quindi questo è l'obiettivo che è importante, cioè arrivare a gennaio vicini, molto vicini al primo posto o addirittura magari lì al primo posto. Così poi dopo diventerebbe ovviamente meno difficile raggiungere l'unico obiettivo che la proprietà ha quest'anno, quella di raggiungere subito la... Un'ultimissima, lei aveva raccontato anche recentemente che nel cammino dal 2015 a oggi ha provato a capire se c'era qualche altro investitore, no, che volesse associarsi, no, a lei nella gestione del Monza, mi pare. Perché secondo lei in un territorio così facoltoso comunque come la Brianza c'è questa difficoltà a trovare qualcuno che abbia voglia di investire nel Monza e deve arrivare Berlusconi? Io le dico la verità, io pensavo, quando 3 anni fa abbiamo acquistato il Monza da fallimento, credevo che andando magari cammin facendo, magari andando in Serie C, poi magari in Serie B, si potessero trovare degli investitori, ma non c'è stato praticamente nulla di tutto ciò. Io non lo so, è un mistero in effetti, perché ad esempio Parma ha fatto una cosa, io speravo di poter realizzare quello che era successo a Parma, dove dalla squadra fallita, la società fallita, erano intervenuti imprenditori importanti del territorio e avevano riportato il Parma in Serie B. Ma c'è una differenza lì, secondo me, che il Parma, comunque le vittorie del Parma erano fresche. Questo è vero. Invece il Monza, sì, è vero. Si parla di una cosa storica, di dire arriva in Serie A. Il Monza non è mai è proprio una cosa che diventerebbe... Non c'è questa fama che ha invece che aveva il Parma. No, il Parma ha un appeal diverso, mi rendo conto, però erano comunque parmigiani gli imprenditori, quindi non è che arrivassero da... Questa simpatia del territorio non si è mai palesata nella maniera... No, speravo, ripeto, di poter fare quello che era successo a Parma, invece non è andato così. Però Presidente, il Monza, che comunque
soprattutto fine anni 70, inizio anni 80, era una squadra che per sfortuna non è andata in Serie A, eccetera, eccetera. Ma la Brianza penso che sia una delle, è la terra forse più ricca d'Europa, probabilmente. Io credo che già in passato, quindi se qualche imprenditore brianzolo avesse voluto... Vabbè, le possibilità c'erano. Ecco, vabbè, questo sicuramente. È che evidentemente la vicinanza di Milan, Inter, sì, Atalanta, eccetera, eccetera, probabilmente non ha suscitato l'interesse di qualche imprenditore importante. In questo senso, allora, Milan e Inter schiacciavano Monza, questo è evidente. Poi mettiamoci pure Atalanta. Ma se adesso voi riuscirete a far diventare il Monza una squadra di altro livello rispetto ad adesso, lei pensa che riuscirà finalmente a stare in piedi, a stare in un ambito più ampio, quindi diventare una squadra che abbia un seguito diverso globalmente da qua ai prossimi, che so, 10 anni? Ma sì, guardi, un piccolo segnale di questo tipo l'ho avuto già dalla campagna abbonamenti di quest'anno. Noi ad esempio abbiamo fatto un po' di comunicazione anche prima della notizia dell'arrivo di Fininvest, sulle scuole piuttosto che sugli oratori, quant'altro. Io quest'anno ho visto un po' gli abbonati di quest'anno, e su circa 900 abbonati ho quasi 200 ragazzi di età inferiore a 16 anni, che è una cosa straordinaria, perché quando a Monza ultimamente il tifoso era ancora legato al Borussia della Brianza, cioè, esatto, perché aveva 35 anni, adesso per forza ne ha 70, cioè perché sono passati 35 anni. Sì. E quindi il tifoso del Monza era quello lì, quello che sperava a Pescara di andare a Bologna, di andare in Serie A nello famoso spreggio col Pescara. Invece adesso, piano piano, i ragazzini giovani stanno arrivando. E il fatto che quest'anno, ripeto, ci sono più di 200 ragazzi di età inferiore ai 16 anni abbonati, è un segnale che Monza può... Ben augurante. Esatto. Ben augurante. Un'altra cosa, cioè, mi viene da dire che dovrebbe succedere una cosa del genere anche alla Pro Sesto. Perché la Pro Sesto è un'altra squadra che meriterebbe... Per storia. Comprala tu, Galvani. No, e se cosa è, con me fallisce dopo 2 minuti. Hanno fatto un centro sportivo stupendo, sì, tra l'altro. Bello quello della Pro Sesto. Per quello è venuto anche da dire a Pro Sesto. Meriterebbe anche lei. Che poi non capisco perché c'è questa cosa. Quando a Londra, non so quante squadre hanno nella stessa città? 12, mi sembra. Tra Championship e Premier non è infinita. Perché a Londra riesci a essere tifoso del Chelsea come dell'Arsenal, del Tottenham, chiaro, eccetera, eccetera, in Italia? Perché a Londra sono più di 10 milioni di abitanti. Beh, ma non c'entra. Però uno di Monza dovrebbe essere tifoso del Monza. Cosa c'è di male? O uno di Sesto della Pro Sesto. Io penso che il Monza invece prenderà tanti tifosi. Ad esempio, ho visto, come ha detto il Presidente giustamente, in Brianza diciamo che il 70% sono tifosi della Juventus, che la domenica partono. Sei più aggiornato tu sulle statistiche. No, è vero. È vero. Quindi probabilmente, avendo in antipatia calcistica l'Inter e Milan, il Monza, magari molti di loro, la prima squadra è il Monza, però sono tifosi della Juve, quindi molti, molti quando non vanno a vedere la Juve, secondo me andranno a vedere il Monza, sicuramente in una categoria chiaramente più importante. E vedrai che uscirà il calendario che quando gioca in casa la Juve gioca anche il Monza. Va bene, in bocca al lupo, Presidente, grazie, Colombo, grazie. Al Monza naturalmente già per la partita di domenica, e grazie davvero tanto per essere stato con noi.